quest'anno il nostro amato tartufo, questo prodotto della terra che viene celebrato tutti gli anni attraverso la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, ha finalmente un suo museo. Si tratta del MUDET, un museo che nasce proprio con lo scopo di far scoprire tutti i segreti di questo prodotto così unico, così speciale, ancora così magico, ma assolutamente così buono, che ci invidia tutto il mondo. Wow! Il MUDET si inserisce nell'edificio circostante il cortile della Maddalena. La storia del tartufo nasce di notte. Questo tuber magnatum pico fa capolino sempre nelle ore notturne e viene cercato dai cani, questi bellissimi cani da tartufo. Il protagonista di questo museo è Book. Suonata la mezzanotte sulle colline di Langhe, Roero e Monferrato, iniziava il tempo delle masche, delle streghe. Non si poteva uscire di casa, pena la morte e la sventura, ma il trifulao munito di zappetta, tabarro e tante sante benedizioni usciva con il suo cane alla ricerca di questo amato prodotto della Terrier Tartufo. Tutte le ombre, tutte le cose che vedeva venivano poi, successivamente il giorno dopo alla luce del sole, trasformate in bellissime epiche storie. Dal fiuto finissimo per la capacità di smuovere la terra a ricercare questo segreto che la terra ci regala, che è il tartufo, i maiali sono stati considerati degli ottimi cercatori di tartufo, ma non erano gestibili quanto il cane. E allora, ben prima della legge, si decise di optare per il cane come animale più adatto per effettuare una cerca anche all'insegna del preservare la salute dello stesso tartufo e di permetterci di poterlo mettere sulle nostre tavole. Non dobbiamo chiamarlo tubero. Il tartufo è un fungo appartenente al genere tuber che compie l'intero ciclo vitale sottoterra e per questo viene detto ipogeo. Il tartufo bianco pregiato predilige terreni marmosi, calcarei, di altitudine inferiore ai 700 metri. Le 10 sale del MUDET comprendono uno spazio laboratoriale e raccontano attraverso 140 metri di illustrazioni questo magnifico mondo del tartufo. Il tartufo bianco d'alba chiede rispetto per il luogo ed il tempo in cui vive, per la sua origine, per il legame con la terra, per la sua natura e per la sua stagionalità che i tempi moderni ci hanno fatto un po' dimenticare. Siamo molto affezionati al nostro tartufo. Il tartufo fa parte di noi, delle nostre origini. Ce lo regala la terra. Noi siamo molto legati alla terra, ma la cerca continua.